Oggi parliamo di capelli e di come rendere easy questo momento. Perché ti parlo di rendere easy un momento che per molti magari è un momento di relax ed è un momento in cui ci si dedica tanto tempo? Perché per me invece non lo è. Quindi questo momento della gestione dei capelli per me è fortemente stressante e devo rendere necessariamente tutto molto semplice, molto easy, molto veloce e quindi oggi ti presento i miei alleati. Iniziamo subito. Se mi segui da tempo, saprai che io e i capelli non andiamo d'accordo, che per me, diciamo, sono un grande ostacolo. Tante volte dico, se potessi vorrei essere calva, perché occuparmi dei capelli per me è veramente un grande impegno. Ogni volta che devo farmi lo shampoo, faccio una smorfia, quando devo asciugarli faccio due smorfie e quando li devo gestire faccio tre smorfie. Motivo per cui devo necessariamente trovare un modo assolutamente veloce, pratico, per rendere questo momento il meno snervante possibile, il meno fastidioso possibile. Voi dovete pensare che io non ho neanche una spazzola, quella tonda che si usa con il phon. Non l'ho mai posseduta, quindi questo la dice tutta. E quindi oggi ti presento i miei super alleati per una piega e una gestione dei capelli veramente super veloce, super facile, super easy. E quindi andiamo al dunque. Che cosa faccio per ottenere una piega decente nel meno tempo possibile e con un risultato apprezzabile? La prima cosa che faccio è scegliere uno shampoo che sia più compatibile possibile con i miei capelli. Io non ho dei capelli particolarmente problematici, quindi questa scelta secondo me è una scelta assolutamente personale, nel senso che io ti posso consigliare un tipo di shampoo, ma no, potrebbe anche non andare bene per te perché hai i capelli ricci e crespi. Io ho i capelli che alla radice sono leggermente non grassi, però non sono sicuramente secchi, mentre nelle punte tendono a essere più secchi. E questi invece sono i miei capelli naturali. Io non li tingo perché ho pochi capelli bianchi, quindi ne ho pochi, me li tengo e non li coloro, perché sennò andrei incontro ad un'altra schiavitù. Io, per esempio, amo questo shampoo qua perché me li rende morbidi, perché è profumatissimo e perché da quando l'ho provato, come dire, mi trovo molto bene. Dopo che mi lavo i capelli, li tampono con un asciugamano, li lascio un attimo con il turbantino e dopodiché nelle punte metto il mio magico Revlon Unique One. Perché ti consiglio questo? Perché prima di tutto questo è un prodotto multifunzione, perché ha la funzione di proteggere i capelli dagli step successivi che sono il phon, l'eventuale piastra, l'eventuale spazzola lisciante. E adesso ne parliamo, ma è anche un protettore per le punte, è un disciplinante per le punte. Perché? Perché ti mette a tacere il crespo in maniera leggera e naturale. Quindi quando applichi questo, io cosa faccio? Metto quattro spruzzetti tra le dita, faccio così, e poi li applico solo nelle punte. Perché io ne ho bisogno solo nelle punte? Qualora tu abbia bisogno di mettere a tacere il crespo anche nelle lunghezze, insomma, dipende dalla tipologia di capelli che hai, puoi anche metterlo. Perché? Perché non appesantisce i capelli. Io lo amo nella profumazione cocco, ma c'è anche fiori di loto e c'è anche nella profumazione rossa, quella che ti sarà capitato sicuramente di trovare dal parrucchiere. E quello fa proprio odore di parrucchieria, cioè se tu lo metti in casa hai il classico odore di quando tu esci dal parrucchiere con i capelli profumati. Qui, quindi questo lo applico nelle punte e dopodiché procedo ad asciugare i capelli. Ho provato tanti tipi di phon e mi sono sempre rifiutata di provare il Dyson. Perché? Perché per me il Dyson è impegnativo anche dal punto di vista gestionale. Troppi accessori, troppo tempo, è ingombrante. E quindi quando la Dream mi ha inviato questo phon, sono rimasta veramente a bocca aperta. Perché lo amo? Primo perché ha diverse modalità, qui si accendono delle lucine e puoi decidere se avere l'aria solo calda,
alternata calda e fredda, solo fredda, o ad una temperatura che mi sembra sia di 47 gradi, ora non mi vorrei sbagliare, che è la temperatura ideale affinché i capelli non si asciughino troppo. Tra l'altro ha una tecnologia ioni, ora non vado nel dettaglio perché non mi ricordo neanche, ma ti posso dire che qua, a parte che ha questa cosa calamitata che è stupenda, che è una cosa che io avrei tanto voluto provare con il Dyson, ma che di fronte a una spesa così enorme. E quindi il fatto che questo beccuccio si possa mettere e sia calamitato ti consente di girarlo velocemente e di trovare tutte le angolazioni senza che faccia gli scatti, insomma, in maniera easy. La cosa bellissima è che questo phone è silenziosissimo. Quello che ti posso consigliare è di avere un phone che risponda a queste caratteristiche, che sia silenzioso, che sia modulabile, che tu possa gestire la temperatura, e non soltanto in base alla potenza, ma anche la temperatura dell'aria in diverse maniere, e che sia graziosamente calamitato. Questo è un optional che non è fondamentale, ovviamente. Lo step successivo è dare un minimo di forma ai capelli. Come lo faccio? Escludendo la piastra, che è una cosa che uso poco, ma che uso soltanto per questo pezzettino qua, raramente, però quelle volte in cui la uso ho grandissima soddisfazione con una piastra che costa 2 lire, che è la piastra Remington. L'ha usata stamattina mia figlia, quindi è ancora tutta attorcigliata. Questa piastra costa veramente un paio di spiccioli e fa un grandissimo lavoro. Durante il Black Friday io infatti consiglio vivamente a chi sta cercando per esempio una GHD, ma questo è merito vostro, perché durante lo scorso anno il Black Friday io ho comunicato a voi che finalmente mi ero decisa a comprare le GHD. Una di voi mi ha detto: non lo fare, compra questa e vedrai che sarà la svolta. E aveva ragione. Questa forse a prezzo pieno costa 40 euro, è scontata per il Black Friday, costava 29 euro benedetti. Quindi se stai cercando una buona piastra, questa te la straconsiglio. Ti metto il link in descrizione, così chissà, magari è anche scontata. A prescindere dalla piastra, gli step successivi sono due: o la spazzola d'aria calda o la spazzola lisciante. Per quanto riguarda la spazzola d'aria calda, tanti anni fa avevo comprato la Revlon, e trovi anche un video dove confronto la Revlon con la spazzola lisciante. Poi non mi ricordo cosa sia successo, o si è rotta o l'ho regalata, o forse era il modello quello grande grande, sì, modello grande, e quindi ho comprato questa, che è una palese imitazione. Adesso la Revlon ha fatto il modello anche più piccolino, per chi ha i capelli magari corti come i miei, oppure vuole un modello più meno ingombrante, ecco. Quello che ti posso dire è che la Revlon funziona benissimo, ma anche questa funziona benissimo. La Revlon la trovi scontata al prezzo, diciamo, pieno di questa. Ha due potenze, esattamente come la Revlon: getto di aria medio e getto di aria potente, e poi aria fredda. Qual è la cosa bella di questa spazzola d'aria calda? Prima di tutto, allora, io asciugo la cute e poi lascio leggermente umide le lunghezze. Non tira i capelli. Io poi cosa faccio? Non do una piega precisa, quindi porto tutti i capelli in avanti, poi li porto tutti indietro. Puoi fare la piega verso l'interno come la puoi fare verso l'esterno. È maneggevole. In un paio di minuti hai finito tutto e la piega è morbida. Stamattina io l'ho fatta proprio con questa spazzola, la piega è proprio morbida, non è liscia e tirata come la piastra. Se invece vuoi un effetto un po' più simile alla piastra, ti consiglio di utilizzare questa spazzola lisciante, che è favolosa e che ha una sua sorella un pochettino più famosa, che si chiama Otimo o Taimo, non mi ricordo. Ero molto tentata a comprarla per vedere la differenza, sono ancora molto indecisa. Con questa tipologia di spazzola lisciante devi avere i capelli assolutamente asciutti, se no li bruci. E basta inserire i capelli all'interno di questa scanalatura, proprio così, e scendere.
L'effetto di questa spazzola lisciante è un po' più incisivo, perché? Perché qua regoli proprio la temperatura, che può andare, se non mi sbaglio, da 150 a 210, ora non mi vorrei sbagliare, e quindi se la metti a 200 gradi sicuramente avrai un effetto diverso di questa che è soltanto aria calda. Ma la trovo assolutamente un valido alleato anche per la piega dell'ultimo minuto. Magari hai i capelli, ti sei fatta lo shampoo, non riesci a fare la piega, vuoi dare soltanto quel piccolo tocco, allora fai le punte con questo e già hai un'aria più compostina. Quindi queste sono proprio delle soluzioni veloci che ti rendono presentabile in un momento in cui non vuoi dedicare, oppure in tutta la vita come me che non vuoi dedicare tempo e spazio alla cura dei capelli e alla piega dei capelli. E secondo me usare i prodotti giusti e gli strumenti giusti può fare la differenza. Io come sempre ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video.